stai rispettando quelle che sono le direttive impartite dal mio osteopata, pedala ma non far salita e non spingere grossi rapporti, ci facciamo una bella gita a Bergamo a berci un bel caffè. Schiena dolorante ma vietato arrendersi, così ha detto anche l'osteopata, vietato arrendersi. Dopo la trafficatissima strada Lecco-Bergamo, ho tagliato verso il paese di Brembate di sopra, tra l'altro terra di conquista. E dal ponte di Briolo, questo bellissimo passaggio, andiamo verso Paladina e da lì accederemo a Bergamo attraverso il pascolo dei tedeschi. Arrivati a Val Brembo c'è la svolta a sinistra e qui attacca la salita che porta in Città Alta dal pascolo dei tedeschi. Questa è una salita di quelle salite, insomma uno strappo, saranno 700-800 metri credo, che nelle corse giovanili aveva grande riscontro. Ricordo di aver vinto qui una tappa al Giro Internazionale dell'Isola andandomene proprio su questa salita. Giornata di pioggia, discesa maestrale, tappa sì, maglia no, quarto posto. Vabbè, insomma. La strada del pascolo dei tedeschi è ZTL, quindi per chi deve passarci in bicicletta è l'ideale. Zero traffico, zero auto, può incontrare solo gli abitanti di Bergamo che usano questa strada anche per i loro allenamenti a piedi. Bello, dai! La salitella qui al pascolo dei tedeschi inizia subito con due tornanti. Poi c'è un lungo falso piano che ricordo che io e l'amico Paolo, da dilettanti, usavamo per fare lavori di potenziamento. Oggi invece si va su leggerissimi, leggerissimi! Quello che una volta era un falso piano, oggi è diventata una salita, che negli anni le cose cambiano. Parliamo di 6-8%, insomma. Sono riuscito nell'impresa di passare da qui dal pascolo dei tedeschi, l'unico giorno in cui stanno asfaltando. E quindi niente, ci tocca salire a San Vigilio, che è qua sopra, salita che avrei evitato, vista la situazione. Quindi 36-27, piano piano, senza esagerare, saliamo verso San Vigilio. Già, pendenza in doppia cifra, porca boia. Quindi strada nuova che non ho mai fatto, la prima svolta in discesa che ho trovato l'ho presa, non so esattamente dove sono ma sto andando verso Città Alta. La mia schiena ovviamente non ringrazia, mannaia. Sono finito al parco di San Vigilio e da qui devo fare un pezzo a piedi e niente, scendiamo giù comunque, prima o poi arriverò in Città Alta. Vabbè, perdersi a Bergamo l'ho fatta, una roba da matti. Gradini scivolosi e mi tocca scendere così, una roba da matti. Finalmente siamo ritornati sulla strada e siamo in picchiata verso Colle Aperto.
Adesso si rende necessario tè caldo e briochino. Quindi Bergamo raggiunta, abbiamo fatto merenda e adesso ci dirigiamo di nuovo verso casa. Video finisce qui, se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e come sempre se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. Un caro saluto a tutti da Roberto, il Maggio. Ma certo che perdermi a Bergamo non mi era veramente mai capitato. No, anche questa.